In Antartide gli scienziati della 38esima spedizione italiana hanno testato per la prima volta il prototipo di un nuovo robot sottomarino. Vediamo. Lavori in corso sulla banchisa vicino alla stazione Mario Zucchelli. Anche i pinguini accorrono per dare un'occhiata. I ricercatori del progetto Restore, impegnati nella 38esima spedizione del programma nazionale di ricerche in Antartide, testano Proteus, il prototipo di un nuovo robot sottomarino. È un robot trasformista che permette di creare una mappatura 3D del ghiaccio, della massa d'acqua, quindi l'acqua e il fondale. E questo permette di poter vedere tutti i processi e le dinamiche che in questo momento insistono sulla baia Terranova e in particolare Tethys Bay. Realizzato dall'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR di Genova, capofila del progetto che coinvolge anche gli istituti di scienze polari e scienze marine del CNR, l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Istituto Idrografico della Marina, Proteus dispone di numerosi sensori e videocamere. Ha navigato in modo semiautonomo fino a 250 metri dal foro di entrata nel ghiaccio, osservando l'ambiente sottomarino senza disturbare l'ecosistema in un periodo molto particolare. È il momento in cui il ghiaccio marino si fonde e libera la baia dal ghiaccio, quindi è un momento molto importante dove c'è un incremento della vita e soprattutto è un po' come se sbocciasse la primavera in acqua. Le attività compiute in questa campagna sono solo il primo passo. L'obiettivo è proseguire con le osservazioni nei prossimi anni ed estenderle anche ad altre aree del mare di Ross. Numerosi strumenti basati sul